Maranello, partiamo da Ruggero, mi viene in campo nella partita tra Schema 3 e Miguel, terminata 3-3, autore del gol che ha portato la sua squadra alla vittoria, al pareggio, scusatemi, all'ultimo minuto. Allora Giovanni, dai. È stato un gol importante anche perché ho preso sfiorato un incrocio di palla su punizione un secondo prima. Ce l'abbiamo fatta, anche se nel primo tempo abbiamo dormito, perché alla fine stavamo giocando bene, potevamo anche segnare più nel primo tempo. Invece nel secondo tempo abbiamo giocato peggio, abbiamo fatto 3 gol, quindi okay. Bene così. Senti, questi schema 3 quest'anno, sicuramente tu che sei il capitano storico di questa squadra, puntiamo su linea verde, sui giovani. Sui giovani, la squadra purtroppo 92-93, io sono l'unico vecchio 90 della squadra. Ho capito, però ho capito. Si può fare qualcosa di buono. Va bene, aspetta un attimo qui. Maranello, invece tu 2 gol, diciamo che se Ruggero non avesse segnato il gol del pareggio saresti stato tu il migliore in campo, un motivo c'è, giusto? Sì, sono contento anche perché io finalmente sono riuscito a segnare. Sì, giusto. Segno molto raramente. La mia prima gol oggi è esagerato proprio. Sono contento, anche se la partita si poteva vincere tranquillamente, siamo stati disattenti sull'ultimo, gli ultimi 5 minuti. Ho capito, infatti anche perché i Miguel sono abituati a vincere più e più volte. Va bene, senti, mi vuoi dedicare i gol, il premio a qualcuno? Dedico il gol a Fabrizio Fattore, il capitano, che oggi compie gli anni. Va bene, allora lasciamo andare Maranello, lo ringraziamo, mentre torniamo. Grazie a te, Giovanni. Fammi queste dediche, vai. Ah, devo fare la dedica? Beh, dedico a tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito, invece sono moltissimi. Sì, tantissimi, inquadriamoli, bravi. Ecco, ecco. A tutta la squadra, a De Stasio che sta a Genova a tifare per il Napoli, anche se io non sono tifoso, però... Va bene. Per De Stasio. Ricordiamo a tutti quanti che Ruggero fa schifo perché è un tifosore della Juventus. Grazie. Va bene, allora ringraziamo Ruggero e arrivederci alla prossima, ciao.